Non mi ricordo più come si fa. Ciao a tutti, è da tipo un milione di anni che non faccio video, più o meno, almeno dove parlo, credo, e sono un po' disabituata. Allora, intanto volevo dirvi che non faccio video perché ho un sacco di altre cose da fare e ultimamente i pochi video che faccio sono collaborazioni con altre persone che possono essere mio fratello, il tizio del Giappone, e la mia amica Arianna, i video per Gioconauta, e insomma quel poco che faccio è molto diluito in tutto YouTube, in canali non miei o negli altri canali miei, insomma cose così. Quindi ho approfittato del fatto che ieri dovevo disegnare un pappagallo tanto carino e ho pensato di approfittarne per fare un video giusto per... cioè odio non fare video ma non ho tempo. E quindi, a partire da una richiesta, una commissione di un pappagallo un po' eccentrico, un po' Papinjay, c'è una parola strana che in una lingua strana che si chiama inglese, che significa appunto che veste in maniera stravagante, eccetera, ed è un termine antico per dire pappagallo, credo, lo scriverò da qualche parte, e quindi la richiesta era di un pappagallo vestito in maniera eccentrica, che però nel complesso fosse un disegno elegante. Quindi la prima cosa che ho pensato di fare è stato ovviamente scegliere i colori. Per i colori mi sono ispirata alle palette un po' spentine, beigioline, i verdini, tutto che finisce perini, un po' tipici dei matrimoni. Ciao, quella è la Dana. Visto che fra un po' verranno a ritirarla, ho pensato di metterla per coprire lo sfondo della camera. E quindi io mi sono ispirata ai colori, quelli dei matrimoni, appunto perché sono un po' l'emblema di quello che dovrebbe essere l'eleganza e la sobrietà. E ho cercato di abbinarli ai colori brillanti di un pappagallo, senza che le due cose facessero cazzate, ed è stato un po' complicato. Infatti in un secondo momento, quando poi ho fatto la prova colore, ho cambiato idea, perché mi sembrava un po' troppo appariscente, un po' troppo. Una volta che ho scelto la palette, vado a disegnare il mio pappagallo ben vestito con il cravattino, il cilindro e tutti gli accessori, insomma, per essere fico, con l'espressione che mi hanno richiesto, un po' tipo Anna, non vedi come sono fico? E cercando di ammorbidire, di cartoonizzare i tratti, ovviamente ho ottenuto una foto ben grande così di un pappagallo, giusto per vedere più o meno la forma della testa, eccetera. E ho cercato di dare un'unica direzione, cioè una direzione principale all'immagine, per dargli un senso, un perno. Beh, ovviamente quelli della Disney lo fanno meglio, però in generale quando si cerca di dare un contegno particolare o un carattere particolare a un personaggio, si cerca un'unica linea che faccia da struttura a tutto. Quindi se uno è depresso sarà una linea arcuata con le spalle in su e la testa verso il basso, se uno è energetico sarà una linea inarcata verso l'alto, eccetera eccetera. E quindi ho cercato di dargli una postura imperiale, napoleonica, non lo so, una cosa così. E dopodiché ho fatto delle prove di colore, giusto per vedere se nella forma che avevo creato ci stavano o si facevano un po' a pugni, e in effetti ho fatto dei cambiamenti aggiungendo uno scuro perché era tutto troppo... Sai quando vedi una cosa e dici sì, però manca ancora qualche coscia, e cos'è questa pezza, non fa troppo povero, stile mille una notte. Comunque sto delirando. Una volta fatte le prove colore ho deciso di, cioè ho proseguito e ho cercato un pennello per fare la linea, perché molto del carattere e dello stile che poi viene dato al disegno, almeno secondo me nel mio caso, dipende dai pennelli che uso. Io sono una feticista dei pennelli di Photoshop, quindi vado sempre a cercare o a cercare di farmi quelli che assomigliano di più a pennelli reali, quindi che mi danno la sensazione di matite, pastelli, acquerelli, perché mi piace riportare la matericità, la plasticità e in qualche modo la freschezza del disegno, quello manuale, su
su un supporto digitale, almeno ci si prova. E in realtà per mantenere un concetto sobrio e elegante, ho pensato che la linea in realtà sarebbe stata un di più, un eccesso, e quindi dopo averne guardato un po' ho deciso di fare senza. E qui vi spiego una cosa che ho amato tantissimo di Photoshop quando l'ho scoperta qualche mese fa, in realtà non tantissimo, ovvero faccio la macchia di colore, la forma con un pennello ciccione, pelucchi di gatto, faccio la forma sottostante e poi per colorare solo all'interno di quella forma senza uscire, il livello superiore clicco col destro e lo metto su Clipping Mask. Praticamente questa divinità di Photoshop, divinità inferiore che non conoscevo, permette di utilizzare qualsiasi cosa tu faccia in quel livello, sarà visibile solo nella zona coperta, cioè nella zona sottostante. Quindi se anche tu sbavi e vai fuori, il colore resterà solo lì dentro, e quindi ho risparmiato un sacco di tempo quando ho scoperto sta cosa. È stato tipo un... Oh mio Dio! Sì. Succede quando si impara Photoshop cincionando a caso. Succede che delle cose utilissime e fichissime le scopri dopo 1600 anni. Tipo gli altri lo sanno dall'alba di Paint e io l'ho scoperto l'altro ieri. Va bene, però l'importante è averlo scoperto. E quindi in questo modo creo le varie forme, quindi quella del cilindro, quella del becco, quella del corpo, di questo Puffin Jay dovrebbe essere, e poi col pennelli, quelli pastosi che piacciono a me, vado a colorarci dentro, sempre attingendo ai colori che ho scelto di base, magari utilizzando quello più scuro per andare a scurire gli altri, ma per uscire il meno possibile dalla palette che ho scelto, perché... In realtà avrei voluto fare proprio una cosa flat, però non sono un amante, cioè mi piacciono le cose minimaliste, super piatte, ma non mi piace farle, mi piace che ci sia comunque un minimo di corposità. E quindi con questa tecnica ho fatto vari livelli, quindi le ali per conto proprio, eccetera, eccetera, e poi mi sono accorta che proprio quell'arancione mi faceva schifo e quindi l'ho sostituito con un colore molto più chiaro. E ho visto che comunque anche così funzionava, almeno secondo me, perché quel specie è passato da teal no orange a teal e basta. E non sapete cos'è il teal orange? Vi dovrò linkare un video fichissimo di un tizio, poi lo cerco e ve lo linko. O lo metto nelle schedine che adesso ci sono su YouTube, che ce l'hai in alto, tu ci clicchi e ti apre quelle. E quindi ho cambiato in corso d'opera i colori, arrivando a una palette che mi sconfinferava di più. E poi vabbè, ho aggiunto i vari dettagli in alcuni punti dove c'era troppo chiaro, ho aggiunto proprio un filo di colore giusto per dare una delimitazione, però non volevo proprio il segno attorno a tutta la figura. Mi sto riprendendo dal basso, chi è che si riprende dal basso? La ripresa perfetta per YouTube è così. Come nelle foto quelle dall'alto. E ecco, quindi questa figura pomposa e cicciottona di pappagallino è venuta fuori in questo modo, ha richiesto più o meno un'ora di tempo tra una minchiata e l'altra, e la cosa di cui vado più fiera ovviamente sono i baffetti blu. Perché se non sono kitsch quelli non so cosa lo sia. E niente, poi come al solito ho dovuto infilare una texture da qualche parte, perché le texture ci stanno un po' sempre bene quando hai un colore materico, perché danno ulteriore movimento alla superficie senza andare a discostare troppo dai colori che si sono scelti. E ci ho messo un damascatino perché insomma noi siamo un pappagallino chic. Comunque, questo era per rendervi partecipi di come lavoro, non so, magari avete scoperto anche voi il Clipping Mask grazie a questo video, ve lo auguro, sono una manna dal cielo. E momento smarrimento. E niente, estate, io sto delirando per il caldo, quindi si sente che dico cose più strane del solito. E spero di riuscire a fare video a breve, insomma ogni tanto. E ho in mente anche di fare un video con una disegnatrice che mi piace un sacco, quindi potreste vedere più o meno a breve un video tipo questo, ma con lo stile di un'altra persona,
Non so, è una cosa che mi piace andare a esplorare il cosa combinano le altre persone, vedere, scoprire che trucchi usano, come si muovono, magari scopro che una cosa che io ci metterei 20 minuti loro la fanno in 3 usando un altro metodo, oppure che fanno un approccio completamente diverso dal mio. E niente, vi lascio l'ultima cosa che ho fatto, sono stato un video che ci ho messo un mese a farlo per una canzone, Your Night, quindi ve la linkerò da qualche parte. E andatevelo a vedere, ho fatto tanta fatica perché mi hanno dato tipo 30 secondi decenti di riprese, il resto hanno detto beh riempilo come riesci, va bene, quindi ci sono un po' di disegni, un po' di animazioni, un po' di miei gatti che ho ripreso perché non sapevo più, ero disperata e niente, e adesso è ora di pranzo e io vi lascio con Dane, che ho fatto in collaborazione con Rambo's Art, che sarebbe poi mio fratello, però mi metto anche il link della sua pagina qua sotto perché fa anche lui cose e voi non saprete mai dove comincia io e dove finisce lui perché siamo complementari. Mia mamma ha fatto un figlio in 2 rate praticamente, un po' me, un po' mio fratello, un unico cervello smezzato in 2. Fico. Va bene, è stato un piacere e ci vediamo la prossima volta.